È arrivato un grande pacco da Temu. Pacco da 400 euro. Tra l'altro, sfida per voi. Scrivete qua sotto nei commenti un numero a testa per arrivare fino al numero 1000. Voglio vedere se ce la fate. Però quindi dovete andare nei commenti più recenti e vedere cosa ha scritto quello prima di voi. Comunque, oggi siamo su Temu, raga. Perché se vi ricordate, un tot di tempo fa avevamo fatto il video in cui facevamo un ordine da, in questo caso, 366 euro. Faccio vedere la ricevuta. Erano 366,96 euro con degli sconti, bla bla bla. Abbiamo pagato un cazzo. Questo era l'ordine che avevamo fatto, abbiamo preso un po' di roba e oggi vediamo effettivamente quello che è arrivato. Siccome c'è un botto di roba, iniziamo subito. E lasciate un mi piace, soprattutto, è importante, raga, perché altrimenti i video di Temu non si possono fare, perché costano un botto. Tra l'altro, con la mia estrema sorpresa, i pacchi arrivano. Cioè, se vi ricordate, noi siamo abituati a Wish, ad AliExpress, e lì si arrivano, ma dopo mesi. AliExpress è un po' più veloce. Temu arriva subito. Partiamo subito da questi cosi. Abbiamo preso i tappini fluorescenti, che sono questi qua, 4 pezzi a 50 centesimi, che sono dei cagatini che in teoria dovrebbero illuminarsi al buio. Non so se vadano. Prova a spegnere la luce dietro. Non vanno sti cosi. Ne ho preso uno. Questo è un tappino che poi si va a mettere sulla macchina. Allora faccio una prova io. Non vanno, scammata. Per il momento non vanno, ma sono fiducioso. Secondo me in qualche modo si attivano. Dovrebbero, diciamo, illuminarsi con il buio. Riproviamo poi nel video dedicato ai gadget per la macchina. Prossimo gadget! Allora, se vi ricordate, avevamo preso il fidget spinner, quello per il singolo dito. Siccome noi siamo un po' 2017 vibes, quanto l'avevamo pagato? L'avevamo preso a 2,47 euro. Vediamo le fattezze. Ovviamente poi dei gadget grossi, raga, facciamo dei video dedicati appositi per vedere se funzionano. Perché oggi abbiamo preso un condizionatore. Questo è il fidget spinner da dito. Perché a me non funziona? Ah, ok, praticamente... No, ma bellissimo. Tu te lo leghi al dito, te lo metti al dito e dopo muovi così. È un coso strano. Cioè, se fai così non gira. È una roba che devi tenere al dito e muoverlo così. E tipo, quando sei nervoso. Carino, questo lo teniamo. Forse è da lavare. Prossimo pacco. Andiamo un po' veloci perché c'è veramente un sacco di roba. Avevamo preso anche gli AirTag di Temu. Vediamo come sono fatti quelli della Apple. L'AirTag è così. Noi abbiamo l'AirTag di Temu, che è questo coso qua. Questo che... Credo che abbia anche l'app. Non lo proviamo oggi, lo proviamo poi in un altro video. Vediamo però com'è fatto. Allora, abbiamo anche le istruzioni. Dobbiamo scaricare ovviamente l'app. E qua dietro, in teoria, abbiamo l'app e ti dice poi dov'è. Da provare assolutamente sulla macchina. E questo è l'AirTag. Poi questo qua, raga, lo proviamo in maniera esaustiva poi in un video apposta dedicato, perché c'è da farci un video a parte su sta roba, con i gadget della macchina. Figo, questo è molto carino, anche perché l'abbiamo pagato solo 2,78 euro. Non so quanto costa un AirTag, ma sono sicuro che costi più di 2,78 euro. E ha la stessa funzionalità di quello. Prossimo pacco. Solar Charger. Caricatore solare. Questi sono solo pacchi importanti. Praticamente, se vi ricordate, avevamo comprato il Solar da 8,98 euro, 9 euro, che è praticamente un caricatore portatile solare. Tu lo attacchi sul balcone e dovrebbe funzionare, in teoria. Ed è fatto così. Praticamente abbiamo il pannello solare qua, che non dovremmo toccarlo con le dita. Poi abbiamo questa parte qua e il cavo USB femmina, al quale poi possiamo attaccarci i vari USB dell'iPhone, eccetera. Ovviamente è assolutamente da provare. Andiamo sul balcone e facciamo un breve test. Ho collegato il Realme chiuso come secondo telefono al power bank. Vediamo se funziona. Posizioniamo sto coso qui, che tra l'altro a livello semplicemente di materiali non è male. Lo mettiamo al sole, quindi lo devo ficcare tipo così. Così dovrebbe prendere un po' di sole. Vediamo se si ricarica. Si sta ricaricando. È in ricarica la batteria. No vabbè, sta roba è matta. Si sta ricaricando veramente il telefono. Il problema è che non posso farlo con l'iPhone perché non ho la presa USB Lightning, insomma. Però funzionerà, quindi vedete che è caricato. Ho messo il pannello solare sul balcone al sole e il telefono, come vedete, si sta ricaricando. Si sta ricaricando in maniera molto lenta, non è ovviamente la supercharger, però si sta ricaricando. Sarebbe poi da fare un test eventualmente in futuro e vedere in quanto tempo ricarichiamo il telefono. Però questa è un'ottima soluzione se, ad esempio, state al mare. Mettete il vostro pannellino solare e avete il telefono che non si scarica. No troll, raga, tutto a posto, tutto corretto, insomma, non c'è nessun scam. E poi dicono che non pensiamo all'ambiente. Il caricatore solare usato alle spiagge costa quanto 8,49 euro. Questo è un ottimo gadget e vi dico che anche i materiali usati sono molto rigidi e mi sembra fatto bene, cioè non è una cagata. E anche il cavo è bello buono. Piccola parentesi, non mi stanno pagando quelli di Temu per fare questo video, quindi le mie opinioni sono 100% soggettive. Poi magari oggi becchiamo scam.
RAM. Oggi in particolare, ve lo ripeto, non sono stato pagato. Prossimo pacco. No, vabbè, raga, è arrivato il panno. Questo è il panno per lavare la macchina. È un panno in microfibra. Questo coso qua è... no, beh, fico. 1,79€. Ci mettiamo la mano qua dentro. Ma raga, ma è fatto benissimo. Ha anche la parte in spugna dentro. Molto comodo. E ha anche, vedete che è bello spesso. Cioè, raga, è fighissimo. 1€ l'ho pagato. 1,70€. E non puzza neanche. Questo lo proviamo insieme agli altri gadget da macchina. E tra l'altro, ovviamente, ragazzi, se avete dei consigli, consigliatemi qua sotto nei commenti che cosa comprare di extra. Prossimo pacco grosso. Il... questo è il ventilatore da collo. Quanto l'abbiamo pagato? L'abbiamo pagato 12,14€. Proviamolo subito. È un USB poi. Ma funziona sto coso? È fatto così. Questo è un bel plasticone, raga. In teoria dovrebbe accendersi con questo tasto. No, vabbè, raga, ma funziona per davvero? No, vabbè, ma matto. Ma è fichissimo. Abbiamo anche il display per vedere, credo, la batteria. Sì, ma ha un piccolo problema. Il getto dell'aria non dovrebbe uscire così. Questa è una cagata. Praticamente il getto d'aria, invece di uscire da questa parte qua e da quest'altro ugellino qui, esce veramente storta, raga. Riaccendiamolo. Pronto. Credo che sia morto. Non si accende più. Questa roba qua potremmo provarla al mare mentre lo ricarichiamo col nostro pannello solare. Questo è da provare. Il problema è che non va, raga. Provi ad accenderlo. Ah no, my touch. Ha 5 selettori di potenza. Si è ripreso, raga. Praticamente questa è la batteria. Poi se io clicco una volta ha varie potenze fino a massimo di 5. Il problema qual è? Che io quando vado a far partire il ventilatore da collo, l'aria dovrebbe uscirmi da questi due, ma mi esce da sopra. No, comunque va, raga. Cioè è anche forte, ti devo dire. Il problema è che ti arriva tutta in faccia. Ma è pure forte. Funziona. Quindi non è scam. Credevo fosse scam, raga. Però non devo tenere premuto. Devo premere una volta. Una volta, una volta. Questo lo apriamo poi in spiaggia. Ma passiamo al prossimo pacco. Allora io li sto prendendo abbastanza a caso, raga. Il 2 in 1 vacuum cleaner. Ma questa roba qua dove l'ho già vista? Ma questo è anche quello che vendono su TikTok tipo a 50€? Però costa solo 6,29€. Proviamo a vedere che cosa si cela all'interno. Allora abbiamo un coso, le istruzioni rotte e questo. Mi sembra abbastanza lo stesso. Ad attaccarci questo attaccato. Poi ci attacchiamo questo. Raga, ma questo qua lo vendono direttamente su TikTok a 50€. Ora semplicemente lo accendiamo. Shock. Ma io la stessa cosa l'ho vista da un tizio italiano che la rivende a tipo 30-40€ su TikTok. Ma ancora voi comprate la roba dai reseller bidoni su TikTok quando la stessa roba la prendete a 6€ su Temu? Svegliatevi! Vi giuro è fortissimo. Gadget macchina, video gadget macchina. Prossimo pacco! Cos'è questo coso che abbiamo comprato? 1,34€, una Color Random Desktop Shooting Game Machine Mini Sbaxball. Proviamolo. Come funziona? Dobbiamo aprirlo. Questa è veramente una bidonata, raga. Come funziona? Considerate che costa solo un sesto dell'aspirapolvere che abbiamo appena comprato. Noi abbiamo il tabellone, abbiamo il canestro. Mettiamo il canestro qua. Abbiamo anche i punti finti, quindi quello di destra vincerà sempre perché ha 13. Proviamo a vedere se funziona. Mettiamo le palline. Un po' troppo forte, devo dire. No, vabbè, ma ragazzi, ma è fichissimo. Ma è bellissimo sto affare. 1,39€. Prendetelo in spiaggia, ve lo fanno pagare 10. Full plastica, un bel plasticone. Approvato. L'acquisto migliore che abbia mai fatto online. Prossimo pacco. Cosa cacchio è questo? Questa è una lampada LED. L'abbiamo pagata 3,98€. Testiamola. Cioè, dalla foto pensavo fosse più grande, invece tipo è molto piccola. Apriamola. La scatola contiene il suo stand e le istruzioni, che non credo servano a niente. Di solito su sti prodotti non serve assolutamente a niente. Mettiamo la cosina qua sul suo stand. Abbiamo i vari tasti di accensione, spegnimento e bla bla bla. Vediamo se funziona. Abbiamo anche il microfono. Questo è il microfono perché in teoria lui dovrebbe muoversi anche in base al suono che c'è nella stanza. Non si accende però, raga. Immagino che bisogna attaccarlo direttamente a una fonte di elettricità. Attacchiamolo al PC. Eccolo qua. Ah no, questa è la batteria. Poi quando è carico al massimo forse possiamo usarlo anche senza cavo. Comunque proviamo a vedere le varie modalità. Premiamo dei tasti a caso. Stacco un attimo il cavo. Quindi credo che sia sempre necessaria la presa USB. Però raga va. Cioè guardate, molto carina sta roba. Quanto l'avevamo pagato? Avevamo detto 3,98€. E credo che ci sia anche quella un po' più grande. Sto zitto.
È anche abbastanza preciso, ti devo dire. Ha una reattività imponente. Il microfono funziona. È molto piccolo, perché sarebbe figo fare la stessa cosa, ma al posto di quella. Però ti devo dire, ottimo, raga. C'è una bella cinesata funzionante. Approvato. Vabbè, ormai lo teniamo lì. Prossimi pacchi. Ora andiamo su quelli golosi. VR della Apple, 19,48 €. Questo qua, però, ragazzi, lo proviamo in un video a parte. Questo è un VR da 20 euro. Come si comporterà il VR da 20 euro? Lo scopriremo nei prossimi video. Figo, molto interessante. E questo che cacchio era? Lo stand a collo per il telefono. Proviamolo subito. Ok, praticamente tipo un mega plasticone. Metti sul collo e ti guardi il telefono mentre stai dormendo. Qual è il problema? Pronto? Ora dovremmo chiuderlo in teoria. E in teoria voi cosa fate adesso? Voi ve lo mettete in spiaggia, ok? Vi mettete il telefono qui, girate, più se vi sdraiate. Però di base come dovrebbe funzionare? Un po' cringe, comunque sia. Onestamente non mi fiderei molto a fare una cosa del genere con un telefono da 1300 euro. Però vi devo dire, è una roba estremamente funzionale. Vieni qua, fai così e ti guardi magari un video di mio cugino Mai Sciosha di Mister Spettacolo, ovviamente. Molto carino, facciamo una prova. Ma funziona benissimo, ragazzi. Acquisto decisamente approvato. Anche perché l'abbiamo pagato come 6,48 €. Ecco gli ultimi due pacchi golosi che non vedremo oggi, ma vedremo poi nei prossimi video. Abbiamo comprato, se vi ricordate bene, il drone R100 Pro. Questo qua è un drone, ti devo dire, molto figo, raga. Dai video che avevamo visto mi sembrava ottimo. Anche questo è i LED, raga. Ma lo vendono a 139 euro. Non è proprio lo stesso lo stesso, però è molto simile. Ma raga, ma è fighissimo. Ma anche la telecamera è real life. No vabbè, ma raga, ma è clamoroso. Hai anche sia la parte video, sia la parte del... cioè, figo anche il controller. Questo lo proviamo prossimamente. Ultimo pacco, ma non per importanza, il condizionatore di Temu. Abbiamo preso un cacchio di air cooler fan. Non ho idea di come funzioni questo coso. Sono sicuro che ci va dentro dell'acqua e del ghiaccio, probabilmente. La scatola è distrutta, devastata, è piegata. L'abbiamo pagato 17,47 €. Questo coso qua lo proviamo in insieme agli altri pacchi in un altro video. I pacchi sono effettivamente arrivati. Vedete la famiglia che è contenta, la ragazza che mangia una zucchina. Vediamo insieme questo pacco, lo apriamo insieme agli altri pacchi, uno per uno. Vediamo magari quelli più grossi, tipo questo qua, ci facciamo un video dedicato e vediamo se effettivamente funziona. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi avviso che in questi giorni usciranno meno video, perché io sarò da oggi in vacanza, sono al mare, torno più o meno il 5. Quindi da questi giorni in poi usciranno due video a settimana invece che tre. Poi vabbè, gli short usciranno giornalmente tutti i giorni. Ci vediamo in un prossimo video. E ragazzi, ricordatevi di scrivere un bel numero sotto nei commenti, perché dobbiamo arrivare a 1000. Quindi impegnatevi. Buonanotte.